Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, nuovo episodio della rubrica Non vedo l'ora, prima di mostrarvi altri tre giochi, anche oggi. Ho deciso di anticipare, vi dico che ho deciso di anticipare la rubrica al martedì per spiegarvi cosa è successo ieri, perché probabilmente vi saranno arrivate due mail, due avvisi di due video. Ho sbagliato, ho pubblicato erroneamente, capita. Due video contemporaneamente, quindi se qualcuno di voi ha visto Cat Quest 2, uscirà mercoledì. È un gioco veramente spassosissimo, infatti c'era già anche un commento, però andrà mercoledì, non posso permettermi proprio due video al giorno perché è un periodo particolarmente intenso e quindi cerco di ritagliare il più spazio possibile per i video, però sono costretto a tenere questo ritmo. Allora, iniziamo subito con i giochi. Iniziamo con Ghost Runner. Qua uscirà nel 2020 e io spero abbia il buon senso di uscire prima di Cyberpunk, perché potrebbe essere un ottimo acquisto aspettando il titolo di CD Projekt. Lo rievoca ovviamente perché è in prima persona, perché è Cyberpunk appunto, anche se si chiama Ghost Runner. Come vedete, sembra anche una sorta di Cyberpunk misto a Thief. E novità delle novità, in italiano, lingua italiana. Qua infatti vediamo qualche spezzone di combattimento con teste mozzate, mostri insomma e mutanti vari, e questo può essere veramente interessante. Si parla di 2020, quindi vedremo che cosa succederà. Il secondo titolo è Arboria. Il titolo è abbastanza misterioso, è un roguelite, quindi un po' meno tosto del roguelike, e anche questo straordinariamente in italiano. Sembra animato molto bene, sembra che noi saremo dei prescelti che lasceranno la salvezza del rifugio per avventurarci attraverso il buco, insomma, che detto così non è neanche bellissimo, ma insomma c'è questo combattimento un po' alla Souls, con mostri da combattere, dungeon diciamo generati proceduralmente, armi, mutazioni, insomma ci saranno un sacco di cose e lo reputo un gioco senz'altro interessante. Anche questo 2020 come data di uscita. Ultimo titolo è Cloudpunk, di cui stiamo vedendo anche una live adesso degli sviluppatori. Il gioco in italiano, quindi vi ho portato tre giochi in italiano. Sarà una sorta di simulatore taxi in un mondo steampunk, quindi alla Ghost Runner, alla Cyberpunk, non steampunk, steampunk, scusate, Cyberpunk. Infatti qua vedete che lui sta atterrando e dovremo fare questi viaggi. In pratica, siamo nella città di Nivalis e si va un pochino a trasportare gente, sia umani sia androidi. Avremo a che fare con intelligenze artificiali e ecco qua possiamo vedere misteri, cospirazioni aziendali, hacker, vita quotidiana, diversi personaggi che incontreremo. Decisioni avranno un duro impatto sugli abitanti di Nivalis, luoghi nascosti, storie aggiuntive. E ho portato tre giochi fumosi, misteriosi, insomma, perché non si sa molto, insomma, sembra essere molto interessante anche questo, ma ovviamente, dovendo trovare tre giochi nuovi ogni settimana da portarvi, diciamo che quelli veramente, veramente interessanti stanno finendo e si va un pochino su quelli un po' più misteriosi. Ragazzi, come al solito, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi un commento qua sotto e alla prossima, e ciao ciao!